La tavola rotonda ritorna sui temi con cui Antonella Recchia e Laura Moro hanno aperto oggi i lavori di questo convegno così importante anche in termini quantitativi, proprio di partecipazione, e il nostro obiettivo adesso è di partire da tanti punti di vista per arrivare a qualche strategia, qualche scenario, qualche ipotesi futura per il catalogo nazionale. Per fare una brevissima introduzione, io volevo proporvi una riflessione sull'identità di questo catalogo. Laura Moro ci ha già detto che catalogo generale e catalogo nazionale non sono esattamente la stessa cosa, perché il catalogo nazionale è qualche cosa che non si limita ad essere un insieme di dati, no? Ma anche riferimenti agli enti, alle persone, a tutta la complessità di un'operazione che coinvolge anche l'identità del modo italiano di fare tutela, perché il catalogo è una nostra specificità. Quindi questo catalogo che cos'è? È un contenitore, sì, in un certo senso è un contenitore, è un ambiente abbastanza amichevole nel quale si confrontano anche dati e metadati di provenienza diversa. Il catalogo nazionale tocca anche la fase in cui questi dati non si sono ancora in qualche modo messi in relazione, che sia in un contesto di interoperabilità o sia in un contesto di omogeneità, comunque è un ambiente più largo di quello del SIGEC, come abbiamo visto. Però il catalogo nazionale è anche un obiettivo, nel senso che c'è un'idea di convergenza rispetto a un'utopia, perché in fondo il catalogo, come tutte le grandi tassonomie, ha una componente, diciamo, che guarda verso il futuro con una certa dose di illusione, di entusiasmo, non lo so, ma comunque la carica utopica è tipica, no, del campo nostro, del campo dei beni culturali. Tutti noi non saremmo qui se non avessimo rischiato molto, no, e lanciato il cuore oltre l'ostacolo. Tuttavia, tra le varie definizioni della prospettiva del catalogo e anche della sua eventuale certificazione di morte che Laura ha dato questa mattina, c'era anche il problema: vale la pena? Continuiamo? Questo è un obiettivo che vale la pena perseguire ancora? In questo senso si può dire che il catalogo però è anche un metodo, e lì entriamo nel tema dell'identità del nostro modo di fare tutela. È chiaro che per ritornare a quegli anni 70 evocati stamattina da Marisa Emiliani come momento di confronto anche molto violento ma molto vitale nel contesto appunto italiano della gestione del patrimonio culturale, restauro, catalogo erano due proprio elementi identitari forti, tant'è che da questi temi, no, sono emersi poi i grandi istituti di coordinamento, i due istituti normativi della nostra amministrazione dei beni culturali, quelli nei quali poi, nonostante tutto, c'era anche la disponibilità a riconoscersi da parte non soltanto della struttura statale nella quale necessariamente questi due enti erano collocati. Però il metodo è qualcosa di più, e quindi in qualche modo, pur avendo lo spirito del catalogo, noi non abbiamo il metodo del catalogo, perché, per esempio, facciamo un esempio molto, molto banale, noi storici dell'arte abbiamo tutti fatto un apprendistato sulla catalogazione se abbiamo fatto un corso di perfezionamento o specializzazione. Abbiamo applicato questo, se abbiamo fatto i catalogatori prima di entrare in un'amministrazione pubblica, abbiamo smesso di fare schede di catalogo nel momento in cui ci siamo incardinati. No, a parte chi di noi dirigeva degli uffici cataloghi o chi di noi stava all'ICCD, questa attività
smette, ed è un grande peccato. Io non voglio dire che bisogna fare il catalogatore a vita, ma che la formazione su come si lavora nel catalogo dovremmo averla tutti, peraltro pure nel campo biblioteconomico, no? Cioè è anche abbastanza evidente che noi perdiamo questa caratterizzazione quando, per esempio, non so, nel campo bibliografico ci adattiamo alle regole degli editori anziché alle nostre quando facciamo una bibliografia, no? Una cosa tipica che noi sappiamo è che, per esempio, il campo dell'edizione è quella del luogo, no? Noi e gli editori la invertiamo perché naturalmente si danno una priorità, niente di male, però si perde un po' il senso dello standard, no? E anche noi, quando andiamo a pubblicare il catalogo di un museo, quando facciamo il catalogo di una mostra, tutti questi criteri che fanno parte dello standard catalografico li dimentichiamo, per tanti motivi. Quindi è evidente che alla radice, diciamo, un po' della comunanza del mondo del patrimonio italiano, al di là delle amministrazioni di appartenenza, una formazione simile, condivisa, la disponibilità a riaggiornarsi su questa data è molto importante per potersi capire. Perché che cos'è la mentalità del catalogo? Il metodo del catalogo è il metodo del rapporto tra identificazione del bene e sua relazione. Ma c'è un altro aspetto, ed è quello che dobbiamo stare attenti a che cosa definiamo come popolazione di questo ambiente del catalogo, no? Perché questo implica una distinzione forte tra l'oggetto catalogato e l'oggetto catalografico. Nel catalogo ci stanno gli oggetti catalografici, che siano dati, metadati, che siano schede, fotografie. L'oggetto catalogato non è lì. No, l'oggetto catalogato può cambiare, per esempio può essere restaurato, per esempio può essere spostato. L'oggetto catalografico invecchia fatalmente. Quindi è un oggetto che, non fosse altro per i suoi aspetti scientifici o bibliografici, a un certo punto va in pensione, in qualche modo deve essere ringiovanito, deve essere toccato. È chiaro che comunque il catalogo ha una sua vita che potrebbe benissimo prescindere dalle cose, no? Per il momento in cui si devono fare delle scelte per il futuro, anche in rapporto alla questione del web, alla questione di tutti questi dati approssimativi, che però sono quelli con cui lavoriamo adesso, perché chiaramente chi di noi può confessare che al primo dubbio non è disponibile a consultare Wikipedia sulla domanda che si pone, e poi dalla data di nascita che abbiamo trovato di quel certo personaggio di Wikipedia, qual è il passaggio successivo di verifica? È evidente che ci stiamo abituando a una situazione nella quale lo spirito del catalogo è stato un po' superato dallo spirito della comunicazione. Il catalogo è, come dire, l'informazione la più vicina possibile alla nozione di fonte. Cioè la scheda di catalogo, sia quella di un libro, che sia quella di un oggetto, diciamo, culturale, è quella che presuppone di averlo visto, cioè lo si sta facendo con l'oggetto davanti. Quindi siamo in una fase diagnostica, siamo in una fase seria, no? Di vicinanza all'oggetto, per quanto poi possa non essere completo il livello, possa non essere perfetto il saggio storico-artistico che l'accompagna. Quindi certamente c'è un valore che è quello dell'esattezza di questi dati, no? E a volte la velocità di comunicazione e tutta una serie di altri usi che possiamo fare della scheda ci porta invece a privilegiare la comunicazione e anche un certo grado di approssimazione, perché è bene avere un'informazione, anche se so che parzialmente inesatta preferisco averla. Quindi si delineano tanti scenari, tante possibilità in questo campo. Scegliere se l'aspetto coinè, cioè l'aspetto lingua comune, è veramente la prima cosa oppure no. E dove si può trovare un equilibrio? Questa è una delle domande che ci possiamo fare oggi in questa tavola rotonda, no? Io credo, prima di dare la parola a questo illustre consesso, che naturalmente si tratta di avere degli obiettivi elevati. Cioè, siccome, come si è visto, si fatica a interoperarsi in ogni caso, tanto vale farlo per un obiettivo
un milione piuttosto che per un obiettivo 10, no? E l'aspetto quantitativo forse non è l'aspetto prevalente, però bisogna ricordarsi di una cosa. Il catalogo nasce con l'utopia di avere dentro tutti gli oggetti culturali che si trovano nel territorio italiano. Dimostra subito che questa era una prospettiva ingenua, almeno perché la nozione di bene culturale poi ha tantissime sfaccettature, però un certo realismo catalografico, tanto così per entrare in un campo molto di moda adesso in ambito filosofico, rispetto al nominalismo catalografico andrebbe anche un attimo considerato. Ci stiamo un po' allontanando dagli oggetti, stiamo ragionando in termini di schede, no? Tutti noi dobbiamo dire quanti sono gli oggetti catalogati, noi diciamo quante sono le schede prodotte, anche perché sono di più. Quindi confessi chiunque, diciamo, fa parte come me di una soprintendenza, se al momento in cui deve dare i dati non preferisce glissare sul fatto che fotocolor e foto digitali si riferiscono agli stessi oggetti, schede inventariali e schede catalografiche. La realtà è che ragioniamo su prospettive diverse. Quindi tra nominalismo e realismo che cosa vogliamo scegliere? Probabilmente non è una scelta globale, però a volte ci dobbiamo un po' anche ricordare da dove siamo partiti. E quindi, poiché come ricordo dal mio originario passato di bibliotecaria, no? Tutti noi ricordiamo quel famoso catalogo generale che si fermò alla voce Bibbia, che era quello da cui partirono le biblioteche, e poi si è presa una strada diversa. Si è presa una strada che era quella anche di accettare che il lavoro si suddivida, no? Diceva prima Rosella Caffo. Poi a un certo punto si accetta che la biblioteca che lo fa, comunque lo fa, è la prima ed è l'unica. Bene, ci sono delle situazioni nelle quali l'aver stabilito chi, e che quel chi sia uno solo e che lo fa per tutti, diventa un dato molto, molto importante. Questa era solo una premessa con qualche provocazione, qualche domanda, prima di presentarvi le persone che interverranno alla tavola rotonda.